Siamo qui con De Bertoldi di Fratelli d'Italia, che è venuto in piazza con i manifestanti del gioco legale. Cosa può dire a questi lavoratori? Potranno riaprire almeno nelle zone gialle? Ma io credo che vada riconosciuto a loro la legalità prima di tutto, e quindi vada riconosciuto al gioco legale di essere la prima barriera di fronte all'illegalità, alle mafie, alla camorra. Quindi noi ci siamo battuti da sempre e abbiamo combattuto contro due governi, il governo Conte 1 e il governo Conte 2, che invece ha fatto di tutto per ammazzare questo settore. Purtroppo a vantaggio, cosciente o incosciente, questo non sta a me dirlo, dell'illegalità. Certamente fa pensare. E questo comporta ancora più necessità che riaprano il prima possibile, proprio per arginare questa deriva dell'illegale. Certamente sì, noi peraltro di Fratelli d'Italia crediamo che tutte le attività debbano riaprire in sicurezza. Esatto. Quindi deve riaprire il gioco, devono riaprire i locali, i ristoranti, i bar, ovviamente con rigide misure, certo, di sicurezza. Anche perché chi non le rispetta dovrà chiudere, certo, ma nella sicurezza tutto va riaperto. Sì, sì, perché comunque loro hanno dei protocolli ben definiti e sono stati già classificati come più che sicuri, quindi non si capisce il motivo per cui sono ancora chiusi. Esatto, come lo stesso ragionamento vale per i pubblici esercizi, che certo, io penso anche al settore del turismo invernale che sta morendo per colpa di una politica, di un governo che si è veramente disinteressata ai loro problemi. Perfetto, la ringrazio. Grazie a voi.